al Salmo 14, versetti 1 e 3. Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. E ancora Geremia, capitolo 10, versetto 10. Il Signore è il vero Dio. Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Chi è morto? Sui muri di una stazione della metropolitana di New York, nella 110esima strada di Manhattan, qualcuno aveva scritto il seguente graffito: Dio è morto, firmato Nietzsche. Questa celebre citazione non è altro che l'ideologia effimera del filosofo tedesco che ha elaborato il suo vasto pensiero filosofico rinnegando Dio. Ma Dio è la sorgente della vita e non può morire. Egli si presenta spesso nell'Antico Testamento come l'Eterno, cioè colui che non ha né inizio né fine. Affermando che Dio è morto, Nietzsche non si riferiva alla morte di Gesù Cristo alla croce. Cristo, del resto, è risuscitato. No, egli voleva eliminare il concetto stesso di Dio. Ma l'esistenza di Dio è incontestabile e la morte di Gesù è un avvenimento fondamentale, perché è il mezzo che permette a Dio di stabilire una relazione con l'uomo. Qualche giorno dopo si poteva leggere un nuovo graffito sotto il primo: Nietzsche è morto, firmato Dio. Questa seconda affermazione è indiscutibile. Nietzsche è morto nell'agosto del 1900. La sua tomba si trova a Röhren in Germania. Non è l'unico a essere portato via dalla morte. La Bibbia dice: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei capitolo 9 versetto 27. Che terribile momento per tutti quelli che sono morti senza Dio, che l'hanno escluso dalla loro vita, quando si troveranno davanti al giudice supremo per udire la sua condanna senza appello. Per noi che siamo ancora in vita, è questo il momento di sapere che Dio c'è, che è vivente e che è pronto a stabilire una relazione con ciascuno di noi. Che il Signore ci benedica.